come si sente un pugliese che guida per andare in Piemonte? Come? Mi fa male il cuore. Scusa papà. Scusate mamma. Mancava un po' di simpatia in questa To The Roots, quindi ci hanno richiamato. Più forti di prima. È bello perché, ragazzi, allora dovete capire. Abbiamo anche Alice. Esatto, potrebbe anche venire l'Alice, ma non vuole essere la nostra. Allora, partiamo da Ravenna e faccio, ragazzi, attenti che ad Asti hanno messo meno uno, hanno messo ghiaccio. E arriva lui con calzamaglia. Giubbotto, la maglia della salute, il maglione, dove cazzo devi andare? Cioè. Che cazzo sono? Avete detto voi ieri sera, copritevi. Ho capito che in Puglia non avete mai visto meno uno, però cioè. Abbiamo visto anche la neve l'anno scorso, incredibile. Ma parliamo di Asti. Dove andiamo oggi, Anna? Ad Asti. E parliamo di Asti. E cosa c'è da dire? Ci aspetta Asti? Giulia! Ah! Grande Giulia! E soprattutto ci aspetta il vino! Sono assaggio il barolo oggi, mi incazzo. Noi puntiamo tutto sul tartufo e il vino qui ad Asti per la nostra gita. E le noccioline, quindi tartufo, vino, noccioline. Noccioline. Prontissimi, siamo pronti. Sì. Bentelan e via. Ce l'abbiamo. Ciao ragazzi, ciao. Dove siamo? Asti. Siamo ad Asti, al Cocchi. Mi lancio su cose sbagliate, però vai, è un vermouth di origine astigiana, al Cocchi. Che il vermouth sarebbe di origine torinese, sì, però avete però la versione astigiana. Che è la famiglia Cocchi che ha iniziato a produrre vermouth qua, adesso non mi ricordo esattamente dove, però mi pare in zona San Pietro, e abbiamo questa storicità. E quindi questo è il loro locale? Sì. Ed è il punto d'incontro più... Sì, vediamoci al Cocchi. Ah, ok. Vabbè, allora ci hanno proprio trattato del posto. Ci vediamo al Cocchi, come se fossimo del posto anche noi. Vieni qui vicino a noi. Vado. Ecco, domanda fondamentale. Va bene. Cosa si mangia? Oddio. Bella domanda. Vitello tonnato. Guarda, gnocchi alpina. Io ho detto tre cose che ho detto prima di venire qua ai ragazzi. Io ho detto tartufo. Vino e nocciole. Ma tartufo quest'anno anche. Poco. Tartufo poca roba. Ha bevuto poco. Da noi. Sì, è la stessa roba. No tartufo. Ai. Ok, tagliarin qua si dicono. Tagliarin al tartufo. Perché sono più strette delle tagliatelle. È uno sponge cake con con farina di mandorle, liquore. Tra l'altro siamo talmente tanto documentati che lì c'è scritto che è la più famosa specialità di Asti, inventata circa 100 anni fa. Congratulazioni ragazzi, l'avete scoperto oggi. Grazie. Avete vinto. Grazie. Sto leggendo il coppa. Ma no, perché sono quelle cose che magari... Veramente sembrate veramente i presentatori. Alla domanda cosa sono le polentine le abbiamo veramente messe a disagio, ragazzi, se volete pasta di mandorle. È una cosa tipica, oltretutto l'hai conosciuta davanti tutti i giorni. L'hai conosciuta oggi, Giulia. Allora abbiamo iniziato subito bene, sono simpaticissima al tipo del ristorante. Sono simpaticissima al tipo del ristorante, ragazzi, o no? Sì, no. Tantissimo. Rossella? Comunque abbiamo preso da mangiare per un reggimento. Siamo in 6 e abbiamo preso 8 piatti differenti. Sì, ci verrà subito bene. La cucina ci odia, però siamo in buone mani. Giulia è già scappata. Questo è 7 grammi, eh. Questo è tartufo bianco? Assolutamente sì, nostro. È vostro. Grazie. Però il posto è molto bello. Bellissimo. Il Podestà, centro ad Asti, molto bello. Ragazzi, se dovete intortare, qui ci sta. C'è la coppietta in solitaria. Sì, c'era una coppietta in solitaria, facciamo talmente tanto casino. Oddio, cosa devo dire? No, Giulia, ci dobbiamo salutare, non volevamo solo salutarci, volevamo solo ringraziarti e niente, non, se vuoi puoi anche non parlare, puoi fare solo ciao con la manina. Ragazzi, grazie. Grazie a voi. È stato un piacere. Allora, le nocciole. Cosa credi? Noi vengo.
Ma volentieri, ma io guarda, più che volentieri, voi avete un letto da mangiare, da dormire, ce la Gina è già pronta con i capelletti. No. Gina è là con la piedina, Gina e piedina, è mia mamma che fa Gina e piedina. E no, che sto dicendo, noccioline mangiate. Antistaminico non preso. Non preso, quindi. Ma secondo me l'antistaminico è stato tutto il vino che ho bevuto prima. Tartufo, però abbiamo mangiato. Mangiate, la neve, non l'avete beccata. Ma no, mamma mia. Perfetto. Oh, il sole! Ragazzi, visto che vogliamo chiudere, voi che siete con me in gita, volete venire qua dietro così vi si vede nel video? No, volevo dirvi che ci siamo anche noi. Esatto, sì, giusto per fare non vedere, è venuta da sola l'anno. Giusto per far vedere che c'eravamo tutti e niente, c'eravamo, manca qualcuno. Dai già, perché? Eccoci. Va bene, dove state andando voi? Palazzo Mazzetti. Palazzo Mazzetti. A casa, ma dobbiamo andare a vedere la chiesa. Oh, dopo ci interrogano per la chiesa se non andiamo a vedere. Ragazzi, grazie. Grazie a voi. Ciao.